anno 1971 per me è stata, diciamo, una bellissima annata. E proprio in quell'anno è nato nostro figlio, Piercarlo. Seconda cosa, mi sono messo a vinificare in proprio. Io ho sempre pensato che dovevamo andare avanti e fare quel lavoro lì e lavorare assieme, sempre. Pian pianino, con la collaborazione di amici enologi, siamo sempre riusciti già dalla partenza, non per vanto, ma a produrre degli ottimi vini. Adesso l'enologo ce l'abbiamo in casa. Già fin da piccolo, quindi quando avevo 13-14 anni, comunque ero inserito nel senso che mi piaceva, no? Ero appassionato, andavo già un po' in vigna con i miei genitori a fare alcuni lavori di campagna, poi aiutavo mio papà in cantina, in quasi tutte le pratiche, più che tutto come appoggio, mio papà e mio nonno, quindi diventato più grande, ho fatto anche la scuola enologica. Diciamo che mio papà si è slegato un pochino più dall'interno della cantina, perché lui comunque è sempre stato molto più legato ed esperto alla campagna. Seguivo un po' tutto. Adesso gli anni sono anche passati e allora praticamente la mia responsabilità è la vigna. Tiziana, quando era piccola, era bravissima, perché stava sempre con la mamma, perché non c'era nessuno a guardarla. Tiziana è sempre stata una molto ospitale. Ognuno di noi ha un ruolo nell'azienda ed è venuto tutto molto naturalmente, quindi diciamo, mio papà è molto appassionato del vigneto e aiuta anche mio fratello in cantina. Mio fratello si occupa della vinificazione e io e mio marito Gabriele diciamo che seguiamo la parte più commerciale, anche dell'ospitalità, della visita in cantina. È molto bello per il fatto che avendo una bellissima collaborazione tutti assieme, però riusciamo a sviluppare al meglio diciamo quelle che sono le nostre inclinazioni anche caratteriali. Gabriele è molto bravo. Mi occupo fondamentalmente di tutto quello che è il commerciale dell'azienda. Con Tiziana organizziamo le visite in cantina, gli do una mano anche per quello che è la ricettività nel bed and breakfast e diciamo che metto anche l'immagine dell'azienda sui mercati stranieri. Oggi la nostra azienda esporta quasi il 90% dei suoi vini e questo richiede comunque anche una presenza sul campo e dare un volto a quella che è la storia e la famiglia. La mia fortuna è anche stata, diciamo, la grande collaborazione di mia moglie Rosella. Anche fare i lavori pesanti, tutto. Prima cosa gli piaceva la campagna come me. Mi piace fare tutto, no? Anche legare le viti, pulirle. E seconda cosa, lo faceva volentieri. Io c'ho molta pazienza e si capisce che nella famiglia ce ne vuole tanta. Lavorando, impegnandosi, sei riuscito a realizzare quello che hai sempre, diciamo, avuto in mente di fare.